Ci sono diversi progetti da mettere a terra concretamente ancora del PNRR sulla città dell'Aquila. Se su alcuni si è già a buon punto, vedi ad esempio Centro Servizio Civile Universale, su altre questioni come Scuola Nazionale Vigili del Fuoco SNA, si attende ancora uno sviluppo più concreto. Progetti che sono stati al centro di un incontro in città tra il sindaco Pierluigi Biondi e il ministro della coesione degli affari europei del PNRR Raffaele Fitto. Il ministro all'Aquila ha incontrato anche il presidente della regione Marco Marsilio e il presidente della provincia Angelo Caruso. La visita del ministro Fitto in città è stato un momento utile di confronto su tanti temi che sono nel dibattito politico ed amministrativo nazionale e locale. In particolar modo ho rappresentato al ministro la necessità di reperire ulteriori risorse per completare il primo lotto della Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco ed ho ricevuto da parte del rappresentante dell'esecutivo Meloni rassicurazioni in tal senso circa l'impegno per trovare il finanziamento necessario. Ci siamo confrontati poi sul decreto legge coesione che è in corso di conversione presso il Parlamento, abbiamo parlato dei temi delle città medie, delle città del sud, delle nuove previsioni che riguardano le decontribuzioni per le donne per gli anni al 35, abbiamo parlato di ZES unica che vede il nostro Abruzzo protagonista e abbiamo condiviso la necessità che le politiche di coesione concentrino un'attenzione particolare nei confronti dell'Aquila, dell'Abruzzo e più in generale dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016-17. Fitto, dal canto suo, ha rassicurato sull'attenzione che il governo ha per l'Abruzzo. Con la nuova programmazione, la strategia è quella di usare completamente i fondi disponibili garantendo la massima efficienza. L'obiettivo è allineare la regione ai livelli che merita. Posto che per i progetti sul PNRR previsti per l'Aquila si andrà avanti, anche perché si è già proceduto con la parte burocratica relativa alle aree e agli appartamenti del piano case che si stanno adeguando alle nuove esigenze, il sindaco Biondi ha chiesto al ministro anche un intervento di altro tipo, con misure che possano in qualche modo rafforzare l'occupazione. Bonus giovani, donne e ZES, queste sono le misure alle quali pensa il primo cittadino, che prevedono sgravi contributivi ed esoneri previdenziali al 100%, e si è ragionato anche su un maggiore coinvolgimento delle città medie delle aree sismiche nell'ambito dei programmi nazionali dedicati alle regioni del sud.